Grazie molto Manuela per questa lettura, che naturalmente a Sonia che ce l'ha fatta conoscere. E, vedete come sono speciali queste fiabe, quindi. Ma volevo dire qualcosa su Sonia Orfagan prima di pregarla di prendere la parola e spiegarci come è sorta l'idea di questo libro. Leggo intanto un breve pezzo dalla sua introduzione. Lei dice: questi racconti, espressioni significative di una tradizione antichissima, ci hanno confortato nel cantuccio in cui ci siamo rifugiati e in cui abbiamo trascorso la nostra vita, regalandoci luce e calore e andandosi a sistemare accanto al fragoroso silenzio dei nostri sopravvissuti. Tra le varie conseguenze di quel silenzio, la più grave è il rischio della perdita di una memoria collettiva e condivisa. Mentre il mondo va agglutinandosi sempre di più e le culture sembrano volersi annullare l'una nell'altra, cancellando le peculiarità e le diversità, dal cantuccio in cui ho vissuto, quello di un'armena in esilio, lancio queste parole in forma di fiaba, come un sasso in uno stagno. Allora, Sonia Orfagan, che sta qua con noi, nonostante devo dire sia venuta con fatica oggi, quindi la ringraziamo moltissimo, è nata in Libia da genitori armeni, figlia della diaspora, lei vive a Roma dagli inizi degli anni 60, 70, scusate. È un'artista abbastanza nota, è una scrittrice, è una traduttrice. Ha dedicato gran parte del suo impegno nella raccolta del ricchissimo patrimonio culturale delle antiche tradizioni della sua gente. Tra l'altro, segnalo che in questo stesso luogo dove noi siamo, quindi oramai parte del grande patrimonio amministrato da questo istituto centrale, ci sono varie interviste ad armeni raccolte da Sonia Orfagan. Quindi in futuro, se qualcuno di voi ha interesse, potrà ascoltarle e potrà anche ascoltare altre parole sull'Armenia, perché ci sono vari materiali che l'Istituto Centrale ha raccolto e conservato. Voi sapete che loro particolare cura è non solo, diciamo, prendere e acquisire questi materiali, ma anche metterli a disposizione delle persone. Quindi, per esempio, cambiare luogo di supporto strada facendo, vedere che siano conservati nel modo migliore. Quindi è veramente un'opera di grande importanza per tutti noi. Quindi Sonia è presente, diciamo, attraverso questo suo lavoro. Io l'ho conosciuta come? L'ho conosciuta attraverso il suo libro, come si chiama? La cucina di Armenia, Viaggio nella cultura culinaria di un popolo. E ho avuto appunto poi il piacere di incontrarla, ci siamo sempre sentite attraverso tante cose che ci hanno naturalmente diviso, perché ognuna di noi ha una vita piuttosto confusa e piena di cose da fare, siamo appunto in una città che non aiuta, però ci siamo sempre più o meno tenute in contatto e io quindi con grande piacere sono qui oggi, vi parlo malissimo, ma insomma vi parlo di questo libro così bello, A cavallo del vento. Colgo l'occasione per dire che ho mandato in giro molte mail per avvertire di questa mattinata, perché il sabato mattina la vedevo come una, come dire, una zona di rischio. Dopo una settimana così impegnativa, sempre dicendo vivo, delizioso, e credo che la parola sia quella più adatta, e la ripeto quindi volentieri oggi. Ecco, pregherei Sonia di prendere un momento la parola, e poi se ci sono domande, io credo che sia la professoressa Baer che la nostra autrice sono a disposizione per rispondere. Sì, grazie, grazie mille per le parole di Anima Immacolata e di Maria. Cosa dire di più, cosa aggiungere? Forse che in questa occasione, ecco, di questo centenario, mi sembrava giusto, dico in occasione del centenario, ma questo lavoro che io faccio da sempre, comunque, vuole dare voce e riscoprire per trattenere, per non dimenticare,
le nostre tradizioni antiche e capire come anche si sono trasformate. Per cui, ecco, questo dare voce a questi nonni che non hanno potuto raccontare perché sono feriti, sono morti, sono uccisi nel corso del genocidio, forse attraverso queste parole così poi ricordate in una lingua diversa da quella armena hanno una forza ancora maggiore, no? Queste voci che non hanno potuto parlare, i bambini non hanno potuto ascoltare queste fiabe di tradizione, attraverso questo lavoro di risvolgimento, non so qual è il vocabolo più, qual è la parola più adatta, ecco, ridare vita a quelle storie, proprio per dire che non è tutto finito. Nel 1915 non è finito tutto con 1,5 milioni di morti, ma ci siamo ancora e possiamo scrivere, possiamo raccontare, possiamo continuare a raccontare le nostre fiabe di tradizione che contengono poi all'interno della loro ricca proprio narrazione quanto di più antico la cultura ha conservato, cioè i miti di creazione del cosmo, questi cavalli, tantissimi cavalli che ci sono nelle fiabe che sono di origine ignea e quindi riportano alla tradizione indoiranica, e così come i cavalli, tante altre figure, narrano tantissimo di quello che c'era prima, per esempio prima del cristianesimo in Armenia, e quello anche che è successo dopo, no? Le contaminazioni che ci sono state. E ogni volta, forse questa è una cosa banale, però magari interessante da dire anche se è una banalità, la fiaba è una materia viva, sempre viva, l'ultima versione è quella che si racconta, cioè non si ferma mai la sua vita di effervescenza, questo come una materia che lievita, questo lievito è finito, l'ultima persona che racconterà quella fiaba gli darà quell'impronta di ultima versione. Mi fermerei qui, forse inviterei. Va bene.